quale miglior brano per rappresentare l'ingresso del nostro ospite? L'anno della sua nascita corrisponde con un grande successo di Fausto Papetti, sassofonista di fama internazionale. Nel 1975, il pezzo che stiamo ascoltando, Emmanuel, era tra i più venduti. Anno in cui un giovanissimo Bill Gates prevedeva il futuro dicendo: nel futuro vedo un computer su ogni scrivania ed uno in ogni casa, e decise di fondare la Microsoft. Anno in cui finisce la guerra in Vietnam e nascono Angelina Jolie, Miss Italia 95, Anna Valle, nostra conterranea, e nasce per l'appunto anche il maestro Salvo Tempio. Applauso! Ecco, forse Salvo Tempio ha anticipato l'uscita, perché tu dovresti entrare dopo, Salvo, perché maestro, scusate, lei, io di lei maestro, scusi, scusami maestro, magistro in latino, o master in inglese, lei doveva uscire, vede, i tempi sono importanti, lei che studia musica sempre, insegna musica, allo Schlock. No, voglio dire una cosa, scusa Giorgio, è importante. Quando c'è lo scirocco, volevo dire una cosa, intanto volevo ringraziare Salvo Tempio per l'essere promotore di diverse attività culturali qui ad Augusta, e visto che Augusta ha bisogno di cultura, certo, ne approfitto. Ma la mia battuta sui scirocco verteva proprio però su questo, cioè per farti parlare di questa attività. Era una battuta per ridere, ma lui si estende anche nel sociale. Anche nel sociale perché lo vediamo in giro, nei locali, quindi al di là della scuola, perché poi ci spiegherà. Sociale lui si presta, infatti recentemente è stato anche, devo dire la verità, a Sacro Cuore per una cerimonia, per una manifestazione che riguardava la Settimana Santa, giusto? È importante questo anche per ricordare con le nostre forze anche questi riti pasquali all'interno delle chiese, se non all'esterno. Eppure c'è gente che ha parlato che non ha grande spazio. Noi, ecco, forse questa attività che stiamo svolgendo, questa trasmissione, questo show, talk show, deve mirare a questo in maniera sistematica. Prima l'abbiamo fatto forse in maniera rapsodica, occasionalmente con articoli, proprio in maniera sistematica, a presentare qui e poi a un pubblico più vasto tutti i talenti di questa nostra terra. E mi pare che lo scopo sia questo. Più che rapsodica, randomico. Cioè. Randomica? Rapsodica, perché parliamo di musica, rapsodia, eccetera, rapsodia, in qualche modo sì. Allora, Salvuzzo, visto che si è parlato di Schlock, questo nome intanto da dove viene fuori? Della scuola dove appunto il maestro Tempio insegna il sassofono, giustamente Nico Cirillo prima della presentazione ricordava Fausto Papetti, gli anni in cui Fausto Papetti furoreggiava, no? Furoreggiava con il sax. Anche se non è, diciamo, tra i miei, diciamo, idoli preferiti, vabbè, però, insomma, comunque è sempre uno, rappresenta in Italia, sì, rappresenta in certo, Italia, perché tutte le canzoni, i motivi celebri erano arrangiati, sì, da Fausto Papetti, lui vendeva fior di 33 motivi evergreen, comunque famosissimi, giusto, no? Cioè, come My Way, comunque lui ricordiamo fa... che erano gli anni della Super 8, cioè quelle cassette grosse, sì, che sì, si mettevano in macchina, sì, con il nastro proprio, lo stereo, un po' faceva vedere stereo, anche questo ambiente però, così, l'aspetto anche della donna, no, dell'essere nudo, no, anche ecco, la donna oggetto di desiderio, il desiderio, il sassofono, quest'unione che... Perché poi faceva le copertine dei, sì, dischi. Sì, c'erano molte copertine dei dischi, i dischi erano collegati alla donna, no? Alla figura di questa bellezza femminile, comunque. Sì, beh, in fondo il sassofono è uno strumento delicato, sì, da toccare, sì, delicatamente. Ma diciamo che il sassofono è uno strumento che si avvicina più degli altri strumenti alla voce umana, quindi diciamo, sì, questo, certo, questo... Ma non si parla anche del violino che ricorda la voce umana, anche noi abbiamo avuto l'altro giorno un altro nostro giovane ospite, violinista Di Mauro, anche il violino dovrebbe ricordare la voce umana. Suo figlio mi pare, lei lo dice anche per ragion veduta, per parte di causa. Allora, noi vediamo qualche volta suo figlio, il violoncello, lo possiamo portare qui? Benissimo, benissimo. Anche se una volta era più presente, ricordo, in qualche manifestazione, ora non lo vedo più in giro. Non lo vedo più perché manca. Ecco, manca. Lo stile.
Niente, esatto. Non si invoglia, ma anche perché... E questo è, per esempio, uno dei problemi che si riscontra quando si organizzano anche le strade nei locali, per esempio, dove a volte c'è poca gente che praticamente vuole contribuire, anche perché, diciamo, attraiata dalla difficoltà economica, e quindi è un problema serio. Però fortunatamente c'è gente come Salvo che si propone, organizzando anche la cosiddetta jam session, se lo ricordo male. No, jam session. Ma l'avete fatto ieri, il 1 maggio, avete fatto una jam session? Ieri, l'1 maggio, si è organizzato su una struttura privata, diciamo, questa Open Music Day. Open Music Day. Il giorno aperto per la musica, per bisognere Open Music Day. Ora c'è anche l'Election Day. E che dire, il giorno delle elezioni sparca, che sa di chi, lei mi trova completamente d'accordo. E quindi stavamo dicendo. Praticamente tutta una giornata, c'erano sette band con DJ set, stand, quindi una cosa... Ma parlate piano, non sto cercando di vedere se c'è. Tutte parole che poi ti aiutano gli italiani, ormai fanno parte del nostro linguaggio tecnico. Linguaggio. Va bene, allora senti, per non parlare sempre assai italiano, un attimino anche di cosa significa. Ma vogliamo suonare prima, vogliamo suonare. Spiegare. Quello che stiamo portando avanti è questa manifestazione che si appoggia in questo locale di Augusta, del centro storico, si chiama Palcon, e poi a seguire facciamo la jam session con Massimo, che è vicino, diciamo, a questo progetto. Diciamo che c'è la possibilità per chi sa cantare, per chi vuole suonare, la possibilità a disposizione. A disposizione di strumento, backline, quindi chi vuole essere o come band, che hanno magari voglia uno spazio, no? Perché Augusta soffre di spazi, no? Mancanza di spazio. Oppure nei locali, se comunque non sei conosciuto o comunque non porti persone, ormai questa, tra virgolette, no, dico, portare persone, se non hai un riscontro di cose, non ti danno, diciamo retta. Ed ecco perché noi siamo qui, perché per mancanza di spazio. Se non, vi ringraziamo ancora una volta, cogliamo l'occasione per ringraziare Mauro Italia e C, e l'Associazione dello Stabile, Piccolo, Augusta e C, e compagni, vuol dire, e naturalmente. E allora, Sandro, ci vogliamo fare... Quale? Ah, farò un pezzo, mi posso mettere alzato, È possibile farlo, Ci riusciamo stavolta, siamo riusciti stavolta, perché le altre volte abbiamo problemucci. Allora va bene. Farò un pezzo, comunque, un evergreen famosissimo. Evergreen. Si chiama Tico Tico. Tico Tico. Allora, insomma, io inviterei a ballare, chiaramente. No, va bene, siete un po', perché il papà ormai però ha abbandonato, il papà faceva parte anche della band musicale. Ma la musica, io penso, non si può abbandonare mai. Chi abbandona la musica o l'arte, secondo me, può, dei rimpianti. Sì, dei rimpianti, è comunque un'arma in più. Però il papà, io lo ricordo bene, quando in anni passati si batteva per la banda musicale. Si è impegnato tantissimo nella banda negli anni 80, quindi banda con un grosso numero di... Sì, molti, molti. Fiore all'occhiello della provincia di Siracusa come numero, come consistenza. E poi però si è persa questa tradizione. Non è che si è persa,
l'istituzione sicuramente hanno fatto la loro parte, anche... Cioè, mi spiegavano bene, con parole povere, l'istituzione, cioè il municipio, non hanno stimolato la Panda, ad Augusta dovrebbe rappresentare comunque la carta d'identità, certo. Insieme alla villa, ai giardini pubblici, quindi sentire proprio questo attaccamento importante, non solo per i servizi comunque, per alimentare, ci sono paesi mediti dove c'è una Banda che è praticamente finanziata dal comune, ma ha detto Salvo Tempio una cosa giusta, la quando Salerno mi darà sulla voce se sbaglio, ma ci fu un tempo in cui i suonatori, cioè i musicisti che appartenevano alla Banda, erano pagati dal comune, giusto? Erano pagati dal comune e c'era un maestro direttore che era pagato dal comune, che faceva parte dei funzionari del comune, pagato dal comune, ecco, funzionario. Era funzionario del comune in tempi in cui c'era il maestro ospedaliere, quindi c'era di Catania, napoletano. Sarà perché c'è lo dice ospedaliere a Catania, mamma mia. Allora erano altri tempi, voi pensate, altri tempi, no, perché nemmeno io. Tempi in cui Augusta era un piccolo centro, tutto sommato, di artigiani, c'erano i ciabattini che suonavano, giusto? Il corpo musicale era composto da falegnami, pellai, calzolai, muratori, insomma, gente che veramente non si poteva vantare di essere status, diciamo, di essere persone. Erano modestissime, perché non si vantavano, però lo facevano con passione. Lo facevano con passione, e con passione non è che se ne faceva bene, no, lo facevano con passione. Ah, ecco, certo, con pathos, pathos. Ma in questo caso, erano operatori di donazione, donavano. Perché non pretendevano tanto. La musica. Donavano la propria arte, la donavano per tutti. E ad Augusta, nel 1900, prima della guerra. Giovedì e la domenica del periodo estivo c'era la musica, no, palco. Cioè quel bellissimo palco, sì, alla Viola. Liberty che abbiamo ancora. Fortuna. Però ora com'è? L'hanno inventato, siccome si tratta a un certo punto che si sbocca nel canale dei soldi, ma con la musica non si adopera più, perché quando c'è la famosa estate augustana, dove suonano? Davanti a un monumento ai caduti. Due errori. Primo, morale, perché evidentemente un palco tanto, capite, di stile Liberty, venite a suonare, si capisce, perché un palco non si affitta. Signori miei, questo è il discorso. Ah, non c'è il business, per dire sempre in inglese, non c'è più il business. Sì, diciamo questo. Ma questo sapete, ma il business, ma che significa? Non c'è niente. Perché? Si manda a chiamare Peppino, domani portiamo tutto il materiale di giuntura, cose per il ferro, tubazioni, tutte che dove. O me lo vendere a tutti. Che si fa proprio uno palcoscenico con il primo errore. Perché significa trasformare un monumento. Perché lo stile Liberty, professore, è un monumento. Certo, di stile Liberty. Non c'è dubbio. Quindi, siamo d'accordo, prego. Quindi un'offesa al monumento che esiste, ce ne facciamo un altro finto, che si monta. Secondo, al palco del nostro, quello antico, Liberty non si paga, dopo si paga, e c'è tutto un trambusto di cuporta, cusporta, cusasporta, eccetera, signori miei. Questo è il primo errore. E il secondo, davanti a un monumento ai caduti. Mi pare che l'ho detto questo. Sì, perché come un'offesa ai caduti,
Ma lasciamo stare ai caduti, un'offesa è quello che è un sacrario, magari che lei passa davanti a un tempio greco, che o dorico o ionico che sia, o corinzio, non ha importanza, è un monumento, quindi è sacro perché è un monumento, creato da artisti di allora. Bene. Allora, questo è il discorso. Non siamo come gli americani che fanno musica in funerali. Scusate, voglio dirvi una cosa, scusate, colgo l'occasione allora per ricordare la scomparsa di Benito Porrovecchio l'altro giorno, un nostro cittadino, anche se non era di qua, era di Riesi, se non mi ricordo male, però ha messo su l'industria e era disabile da tempo, paraplegico almeno, e però ho saputo, datemi conferma voi, avvocato, che lei è vicino qui alla Chiesa Madre, il funerale è stato un funerale gioioso, perché addirittura hanno cantato Sole Mio e hanno cantato anche, mi pare, Happy qualcosa di simile. Sempre Happy. Sempre Happy. Cioè, per far capire che il funerale non è una cosa tragica, ma perché è poi un passaggio. Bravo, perché crede veramente, i veri cristiani credono che sia un passaggio. Questa sarebbe la vita non vera, la vita vera è l'altra. La rinascita, appunto. Del resto, i neri in Louisiana, no? Quando accompagnano i morti, ballano. Vabbè, i neri stanno per vizio anche le fatiche, per esempio. Eh sì, perché la musica aiuta, aiuta o no? Questa musica, infatti, c'è il jazz che nasce proprio. Infatti, il jazz nasce proprio per alleviare le fatiche, infatti, è catartica o no? Catartica, bravissimo, purifica. Anche di proteste, anche per dire, lanciare dei messaggi. Per, insomma, è un mezzo di comunicazione oggi. Vediamo che dice l'avvocato. Questa malattia del ballo, dalla danza, c'è una mescata magari al Papa. Il Papa Giovanni Paolo? Secondo, sì. Che è lo stesso? Del ballo, sì. Quindi lo apprezzavo. Partecipavo. Non solo in quelle ultime battute fotografiche che abbiamo visto riprodotte in televisione recentemente, ma anche prima, anche a San Pietro, nella Basilica di San Pietro, i negri hanno fatto la danza davanti a... Beh, certo, secondo la loro tradizione, Quindi, dov'è tutta questa profanazione? Siamo noi che profaniamo quando entriamo con indifferenza, ma se entriamo con l'animo di conoscere che cosa, di avere vicino a noi il divino, no San Pietro, San Paolo, Gesù Cristo, uguale Gesù, no, di avere il divino. Ermete Trismegisto diceva, Dio è un cerchio, il cui centro è dappertutto, e la circonferenza non si sa dove sia, perché il cerchio ha la sua importanza come spazio, la circonferenza è una delimitazione dello spazio. Certo. Se io dico che Dio ha una cerchio, no, è un cerchio. Lo limitiamo. Chiedo scusa, e poi non parlo più. Il cerchio da dove deriva? Da un punto segnato con una penna da una carta. Proviamo a dilatare questo punto. Dilatiamolo all'infinito. Ecco, Dio è dappertutto. Ma come diceva, non ho auge, come diceva il Ermete Trismegisto, che non era naturalmente né cattolico, né apostolico, né romano, perché era egiziano. E d'altro canto però l'idea della divinità non è legata necessariamente alla infinitezza, come pensiero. E considerando che Dio è anche musica, io direi di nuovo la parola a un musicista. La parola, abbiamo lo strumento. È anche vero che cosa Dio... ci fa ascoltare il nostro Salvo? Dio è un motore immobile. Un motore immobile, causa non causata. Messo in moto dei preti. Messo in moto dei preti, questo è un aforismo bellissimo. Cattivo, caustico. Questo è caustico.
motore messo in moto di destra. Motore immobile, perché motore immobile, la ruota si muove, ma il motore adesso. Attenzione che i barrini, sai. Allora, possiamo dire che è stato tempo anche un portatore di voce, no? Per tutti quanti gli artisti. Per tutti quanti gli artisti. Il portavoce di tutti gli artisti, praticamente. Se volete sì. Poi tu sei anche un maestro, ragazzi anche sì, di giovani che le alleva. Benissimo. Poi volevo eseguire un brano, si chiama Lodoli, proprio prima parlavo Lodoli. Quindi un brano americano, penso degli anni 30. Con Barbara Streisand, Hello Darling. Ma che giorno è grande avere per la prima. Ma che giorno? Ciao, sono il maestro Tempio. Facciamo un applauso al maestro Tempio. Un applauso. Un applauso. Non si può dare la testa, però salva. Come per esempio si improvvisa anche a teatro, certo, ma Mauro per esempio ogni tanto io lo vedo che lui improvvisa perché sempre improvvisa sempre chi non si impara la parte a memoria, ma ha detto dietro le quinte, ma ha detto io non mi imparo la parte a memoria e quindi improvvisa. Ma adesso c'è il principe, il grande Totò che improvvisava improvvisava sempre. Infatti, Totò improvvisava i giro e i registi, ma perché lui aveva il teatro alle spalle, il teatro sin dai primordi, il teatro dove la gente lì, lui doveva tenere la bignata, ma fare il biglietto, il teatro in varietà, e quindi chiaramente aveva una miniera dietro le spalle, non un grande avvenire dietro le spalle come ha scritto Gassman, un grande periodo tutte le spalle, un libro famoso di Vittorio Gassman, un altro grande attore del nostro teatro italiano. Mi arriva comunicazione per quanto concerne la chiusura, una richiesta, una grande richiesta, che il maestro Tempio suona e tu canti O Sole Mio. O Sole Mio. Mi arriva dalla regia questa comunicazione. Poi ci possiamo provare, tanto se la canti male, te la facciamo cantare più forte, fino a quando la canti più forte. C'è la sorisma. Non c'è bisogno di grossa. Dopo altro bisogno di grossa.
che dicevi, non c'è bisogno per esprimersi di grande forza, energia sì, la forza è una cosa, l'energia è un'altra. L'energia... Ma guarda un po' che stiamo filosofeggiando, forza e energia. Forza sono... Hai visto? Ma in effetti dicono che noi siamo il sesso forte, in realtà... Perché non è energia, perché non è energia. Ma è vero, sesso forte sui femmine. Ah, onestamente, perché loro campano più di noi, loro fanno i figli, loro li allevano, loro... Meno male che ci sono questi allora. Ma tant'è che un giapponese, uno scrittore, ha detto che le femmine devono tornare a casa a fare i figli e a occuparsi della famiglia, perché da quando le donne vanno a lavorare, dice lui, il mondo sta andando attenzione, perché parte. Arriveranno un sacco di proteste da parte io sto citando l'autore giapponese, non è, giuro, no, non è una babbiana, veramente il nome, figurati se mi vado a ricordare il nome del giapponese, no, però potrebbe essere, certo, un antifemminista, certo che è difficile questi tempi, in verità è molto difficile, perché lì dovremmo aprire una pagina molto complessa, che i figli con i divorzi, con le famiglie allargate, anche ad Augusta, le coppie che scoppiano, i Cesaroni, no, e così via. Poi sono anche i complessi, lui diceva che io sono complessato, questo perché leggi gli autori complessi, appunto, complessi. Ma sai, i veri complessi ci sono davvero e possono anche essere. Comunque questa è la manifestazione concreta dell'impermanenza, tutto cambia continuamente, tutto, quindi tutto. Sta cambiando anche questo... Sì, siamo nel flusso del cambiamento. Va bene, dovremmo dire anche altre cose su Santo Tempio, per esempio Santo Tempio va in giro, anche fa parte di una formazione, la Hot Jazz Orchestra. Diciamo che l'Hot Jazz è stato io formato... l'avevo pronunciato in un modo un po' hot jazz orchestra, diciamo, l'ho seguita per qualche anno, diciamo, sì. Nella loro prima fase, e io adesso sono impegnato comunque in altri progetti, in altre situazioni, quindi non riuscivo a seguire. Vabbè, però anche con Gaslini, un grande musicista italiano. Gaslini, certo. Parliamo di grossi nomi importanti del panorama italiano, del jazz, perché comunque il mio filone è quello lì. È quello lì. Ricordiamo che il 30 aprile è stato la giornata internazionale del jazz, dell'UNESCO, quindi in tutto il mondo si festeggia, concerti, workshop, seminari, quindi... Ho visto una diretta streaming a Messina, hanno fatto... Sì. Una diretta streaming? È come di fare una diretta streaming, a posto. Per esempio, se c'è qualche appuntamento da ricordare, possiamo farlo per quanto riguarda la tua attività musicale. Ma non ci pensiamo, a proposito, non possiamo attrezzarci a fare una diretta streaming anche da eventi, qui? Non lo so. Allora poi la faremo. Allora. Ma questo discorso di Palconno con la Jam Session, ci appoggiamo all'Officina 19, questi appuntamenti che sono due al mese, diciamo, in linea di massima, quindi si dà spazio alle band augustane e non solo, comunque, che hanno bisogno di un palco, sempre lì, di uno spazio dove potersi esibire, poter creare, poter dare la voce alla creatività. Scusate, non abbiate pazienza, ma voi che avete lo strumento, che non avete bisogno, tutto sommato, di un palco, poi i neri insegnano, i neri della Louisiana o dei campi di lavoro, gli schiavi, non potete esibirvi anche per strada, dico gli artisti di strada. L'altro giorno, parlando di strada, sono stato Pasqua e Pasquetta due giorni in strada a Ortigia, un bellissimo scenario. Avete suonato? Sì, abbiamo suonato fuori, proprio è stato nel cuore di Ortigia, dove la gente passava. Avevate il cappello in mano così? Sì. Questo anche perché c'è la volontà. Abbiamo aperto, diciamo, anche il fodero dello strumento, abbiamo raccolto, diciamo, quello che la gente poteva offrire. Diciamo che è la parte più, forse, più interessante e più bella. Non è umiliante. Il suonatore ne portagate. Siete scecchi. Siete scecchi. Ma tutti che pensano così sono scelti. Ci sono degli artisti che vivono di questo, quindi sarebbe opportuno praticamente. Infatti, quanti sono alla Rambla? Diciamo che chi esce da uno stile accademico,
diciamo, trovarsi strada, magari, sì, magari vorrebbero suonare in teatro con delle orchestre. Un po' la Bohemian. Sì, con una, loro, è sinonimo di una rigidità, però perdendo di tanto valore, e secondo me stare in strada significa stare con la gente e stare libero, diciamo, e la libertà fa parte comunque della musica e dell'arte, secondo me. Quindi libertà di esprimersi. Altrimenti non si può fare poesia o arte, musica, se non c'è la libertà interiore. Poi anche gli artisti da strada in alcuni paesi europei è censito, no? Cioè non ti puoi mettere comunque a Siracusa, ancora si può stare così magari in giro. E perché è avere un'esperienza, un contatto con la gente. D'altronde come un artista fa un quadro in plein air, ah, sì, anche certo, un certo. Musicista può suonare. Può suonare in plein air, benissimo, con queste battute. Ma c'è un diaforisma, facciamo suonare per concludere. Abbiamo concordato tre brani, tre passi, tre pezzi. Quando abbiamo concordato, sì. Qual è il brano finale? Il prossimo facciamo un brano lento, Besame Mucho. Besame Mucho. Per questo suo essere stato qui con noi, dobbiamo chiudere con l'aforisma di in causa Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, sì, ormai santo, ormai santo, l'aforisma anche per Giovanni Paolo II. Per San Giovanni Paolo II. San Giovanni Paolo II. Stai attento, eh? No, appunto. No. Allora, Karol Wojtyla sembrava auspicare un radicale cambiamento nella Chiesa Cattolica. In realtà ha prodotto soltanto un carismatico inciso. Un carismatico inciso? Va bene. Perché io era carismatico, no, inciso. Cioè una parentesi... appunto, inciso. Una bella parentesi. Va bene, però in qualche modo... Un bel ricordo. Un po' qualcosa lasciato. L'ho conosciuto personalmente, Giovanni Paolo II. Ci ha dato la mano. Anche lui ti ha detto che potresti fare l'attore. No. È stato mio padre, è stato... E tu sei il terzo Augustano, il generale Insonio. Davide Venere è un'altra donna che si è sposata, la signora, adesso mi sfugge il cognome, forse già Guendalina Sciascia. Sì, mio padre ha rappresentato... È stata sposata da Giovanni Paolo II. Tu non l'hai conosciuto? No, io no. Ha rappresentato i marittimi del mondo. È stato quindi ricordiamolo, perché è stato canonizzato. L'anno del Giubileo. Ah, ecco, benissimo. Va bene. E tu chi hai conosciuto? Io ho conosciuto Sua Eccellenza l'Arcivescovo Baranzini. Avevo 10 anni quando l'ho conosciuto. E cosa ti ha detto? E mi ha detto, era bergamasco Baranzini. Milanese di sicuro. Bene, grazie allora a tutti i nostri ospiti. Grazie alla Voto Salerno, non sono re. Davide Carmelo Maria Ortisi, a Salvo Tempio. L'aforismo di Salvo Tempio. Oh, ancora no, non c'è un altro. Ma che fai, lo panchino che dici? Ora stiamo finendo, attaccavano la ciotola, non finiamo mai. Questo quanto dura? No, questo è un libro. Allora, è un libro bello, proprio. Grazie a Mauritania. Allora, un viaggio, un brano musicale, un videogame, un film hanno lo stesso valore intellettuale di un libro. Va bene, benissimo. Cioè lui dice la sostanza, l'intelligenza. C'è, no? Anche un videogame. Perché nel videogame c'è la sceneggiatura. Certo, va bene. Grazie allora a tutti voi. Salutiamo tutti quanti. Ricordiamo Mariangela Scuderi, ricordiamo Elisabetta Del Nullo, grazie a Antonio Silvestro per la regia, a Nicola Cirillo per le musiche e le introduzioni agli ospiti, da Giorgio Casola, alla prossima.